Cari amici, bentrovati. Siamo qui per una breve, spero, catechesi sul mercoledì santo di quest'anno 2020, tempo di virus, di preoccupazioni, di angosce, eccetera. Oggi il Vangelo ci propone la figura di Giuda Iscariota. Io vorrei partire da una catechesi che fece il Santo Padre Emerito Benedetto XVI. Esattamente nel 2006, Papa Ratzinger dice in questa catechesi: il nome Giuda tra i cristiani subito suscita una certa repulsione. Dice Giuda, no? Uno si sente dire quello è un Giuda, quello ha tradito, porco Giuda, insomma, tutte queste esclamazioni pittoresche. Iscariota è un attributo, potrebbe voler dire di Ischeriot, uomo di Cheriot. Cheriot era forse una cittadina, un paesello di quei tempi. Oppure, dice il Papa Ratzinger, anche una variante di sicario. Sapete chi sono i sicari? Quelli che ammazzavano su ordinazione, quindi un mafioso, diremo oggi, un personaggio molto poco raccomandabile. Comunque, sia come sia, il nome resta così avvolto nel mistero. Sta di fatto che Giuda cosa fa? Intanto Gesù gli lava i piedi. No, era tra i 12, quindi sicuramente ha lavato i piedi anche a Giuda. L'ha scelto lui, non lui ha scelto Gesù, ma Gesù ha scelto lui. Ha detto: vieni e seguimi, no? Come lo disse a tanti altri. Sa benissimo che lo avrebbe tradito, no? Matteo 26-25 dice: colui che lo tradiva, quindi si sa benissimo. L'Evangelista Matteo e anche Gesù, a maggior ragione, sa benissimo che Giuda lo avrebbe tradito. E poi ancora Marco, capitolo 3, versetto 19, Giuda Iscariota, colui che lo tradì. Quindi è assodato che Giuda ha tradito il suo amico e maestro Gesù. Cosa vuol dire tradire? Noi diamo un senso negativo, giustamente, no? Mi ha tradito, mi ha voltato le spalle, mi ha così piantato un pugnale nella schiena, insomma, tutte queste cose. Però tradire viene dal latino tradere, che vuol dire consegnare. Quindi Giuda è colui che ha consegnato Gesù ai romani. Domanda che nasce spontanea: ma c'era veramente bisogno di qualcuno che dicesse ai romani dove stava Gesù? I romani, voglio dire, erano i romani, era l'esercito più potente del mondo, sicuramente aveva un servizio di informazioni, sicuramente aveva delle spie, sapevano perfettamente le mosse di Gesù, dove stava, quando parlava, dove andava e via dicendo. Quindi serviva realmente qualcuno che lo consegnasse? Comunque, che succede? Che Giuda si accorda con i nemici, quindi probabilmente i sacerdoti, i farisei, quelli che insomma non potevano sopportare Gesù, per 30 monete d'argento. 30 monete d'argento, 30 denari, famosi 30 denari. Erano, allora, un denaro d'argento, se non ricordo male, valeva 3 denari normali, quindi diciamo 90 denari. 90 denari era lo stipendio di 3 mesi di un operaio. Quanto guadagna un operaio oggi? Supponiamo, per campare, 1.200 euro. Operaio qualificato, 1.200 euro, 3.600 euro. Va bene. Il prezzo del tradimento è attualmente 3.600 euro. Domanda: quanto ci campa uno con 3.600 euro?
non è che può ritirarsi a vita privata o comprarsi un'attività e dire mi metto a posto, sto bene per tutto il resto della mia vita. No, quindi probabilmente Giuda non tradisce il maestro per denaro. Non solo, ma il Papa Ratzinger ricorda che Giuda era uno dei dodici. Più volte si dice Matteo 26, Marco 14, Luca 22, in tutti questi capitoli si ricorda che Giuda era a pieno titolo uno dei dodici. Anzi, l'economo dei dodici, quello che aveva studiato economia, faceva i conti, diciamo, il cassiere, quindi una persona intelligente, uno che sapeva fare i conti, c'aveva la cassa, era il cassiere, no? Sapete. E qualcuno dice che dopo Pietro era l'apostolo più importante, prima ancora di Giacomo Giovanni, di Tommaso, eccetera, c'era lui. Perché aveva i soldi in mano e tiene la cassa fino in fondo, gliela lascia tranquillamente. Gesù lascia la cassa anche se sapeva che rubava. Pensate, cose veramente che fanno venire il capogiro. Se uno ci pensa un attimo, se ragiona sulle scritture, veramente gli si aprono delle prospettive da vertigine, no? Ci hai fatto bere un vino di vertigine, dice la Bibbia. Bene, allora. Quindi, economo, ladro, dice Giovanni, capitolo 12, sapeva benissimo che rubava dalla cassa, e però teneva la cassa, quindi vuol dire che Gesù aveva dei soldi, non era spiantato, chiesa povera, sì, abbiamo capito, però chiesa povera con i soldi, perché altrimenti la chiesa povera senza soldi cosa fa? Neanche può fare beneficenza, neanche può mantenere le missioni, neanche può dare da mangiare agli orfani, alle vedove e tutto il resto. Quindi pensiamoci quando diciamo chiesa povera, eh? Sì, povera nel senso di sobria, ma col denaro, altrimenti senza soldi, ripeto, non si fa nulla. Comunque, il mistero si infittisce, dice Papa Ratzinger, perché a un certo punto Giuda si pente, Matteo. Capitolo 27, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, quindi ai governanti, al Consiglio dei Ministri, diciamo così, diremo oggi al Consiglio dei Ministri, dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Secondo la mia modesta opinione, questo è un pentimento vero, sincero. Ho peccato, ho tradito sangue innocente. Matteo capitolo 27, versetti 3-4. Controllate, non vi sto dicendo, questa è la catechesi di Papa Ratzinger, quindi se non ci fidiamo di lui. No, grande teologo tra l'altro Papa Ratzinger, non è uno qualsiasi. Bene, allora, ho peccato, ho tradito sangue innocente, sa benissimo lo sfacelo, il disastro, la vergogna che ha compiuto. Però lui si impicca, o secondo le versioni si squarcia, no? Si squarta o si impicca, insomma si uccide. Domanda: che fine fa Giuda Iscariota? Io vi dico, nel mio ministero sacerdotale, a volte, rare volte, grazie a Dio, ho dovuto celebrare i funerali dei suicidi, persone che sono suicidate. Che cosa si dice in questi casi? Affidiamoli al Signore, il Signore abbia pietà delle loro anime, abbia misericordia di loro, che puoi dire? Sei maledetto perché ti sei ucciso, andrai all'inferno, creperai. Io sinceramente non me la sento, veramente non me la sento. Si affidano alla misericordia di Dio, poi sarà Lui che decide perché
Se una persona è particolarmente depressa, disperata, eccetera, voglio dire, un mio confratello sacerdote si è suicidato, parroco di una parrocchia dove andavo tanti anni fa, bravissima persona, mai nessuno avrebbe sospettato questo gesto insano, si è suicidato. È uscito sui giornali anche, quindi non mi sto raccontando fiction, quindi. Sacerdote di Santa Romana Chiesa, bravissima persona, rispettato da tutti. Poi il Papa Ratzinger va avanti e dice in questa catechesi, seconda domanda, perché Giuda tradisce Gesù? E qui si aprono 1550 ipotesi. Ma quindi, vabbè, la cupidigia, i soldi, come ho detto prima, 3 mesi di stipendio. Voglio dire, che ci fa? A quei tempi come oggi, sì, puoi magari risolvere qualche debito, però poi devi mangiare, devi vestirti, devi, no? Fare tutto il resto. Altri dicono, e qui mi piace di più come interpretazione, spiegazioni di ordine messianico, dice il Papa. Giuda era deluso nel vedere che Gesù Cristo, il suo maestro e amico, non voleva liberare il paese, cioè la Palestina, la terra santa, diciamo, no? Dai nemici. Sapete che a quei tempi c'erano i romani, che erano invasori, come i nazisti da noi durante la seconda guerra mondiale, erano lì, come crudeltà, come peso era quello, Non si facevano scrupoli, romani a romani, l'esercito più potente del mondo. Ha conquistato tutta l'Europa, governavano con scettro di ferro, guai se sgarravi. Allora, Giuda dice, Signore, Maestro, tu sei il Messia, e va bene. Allora, il Messia deve liberare questa terra da questa infamia del nemico. Gesù non lo fa. Anzi, se vi ricordate, quando Pietro sfodera la spada, dice: metti via quella spada, cosa stai facendo? Metti via. Panico, perché allora questo chi è? Non è il Messia, perché il Messia doveva liberare Israele, doveva portare Israele fuori da questo inferno che era il potere romano. No? Non solo, ma Giovanni, capitolo 13, dice: allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era il numero dei 12. Io, per grazia di Dio e volontà dei vescovi, ho fatto l'esorcista per qualche anno. Vi posso garantire che chiunque abbia in sé un'entità demoniaca non è libero di fare quello che vuole. Vi cito un esempio storico, questa è storia. Don Calabria, sacerdote Don Calabria, grande figura sacerdotale. Bene, Don Calabria a un certo punto fu vessato dal demonio, vessato ma pesantemente, e arrivò a sputare sopra un crocifisso. No? Dio mi perdoni, cioè veramente. È una cosa da un sacerdote mai farebbe una cosa del genere, se non avesse questa terribile vessazione. Bene, Giuda fu posseduto, fu invasato dal demonio, era veramente libero, era realmente consapevole di quello che faceva. Papa Ratzinger, non sto dicendo il teologo Pippo, ecco, Papa Ratzinger, quindi personaggio che tutti quanti abbiamo nel cuore, io particolarmente. Beh, allora, non solo, ma Gesù lo tratta da amico, lo chiama amico, lo bacia, da un bacio, tu tradisci così con un bacio? Il bacio di Giuda famoso, no? Quindi vuol dire che Giuda a modo suo amava Gesù, gli voleva bene e gli ha detto: Signore,
combatti, tira fuori questa spada. Arriva perfino, secondo me, questa è un'opinione personale, non pigliatela come magistero perché sono l'ultimo degli inconsapevoli, praticamente nessuno nella sua testa malata, perché Giuda dice: io adesso lo metto davanti al pericolo, così vediamo, e deve reagire, insomma, in qualche modo deve fare, deve tirare fuori questa spada, combattere, dire ai suoi di ammazzare sti romani, eccetera. Niente. E Pietro uguale, no? Dice: vattene via, Satana, tu non pensi secondo io, ma secondo gli uomini. Quindi anche Pietro si prende la sua sgridata. No? Non è che Pietro però si pente, chiede perdono. Qualcuno, questa non è magistero, neanche né scritto nei Vangeli, però qualcuno suppone che sia stato da Maria a dire: Maria, ti prego, perdonami, ho rinnegato tuo figlio. Può essere, benissimo, e Maria l'avrà consolato in qualche modo, l'avrà incoraggiato ad andare avanti, no? Poi dice ancora Papa Benedetto, cita San Benedetto, giustamente, essendo Benedetto anche lui, cita San Benedetto, dice, capitolo quinto della regola, sapete che San Benedetto ha scritto forse la prima regola monastica dell'Occidente. San Martino fu il primo monaco, però San Benedetto scrisse proprio una regola benedettina, ancora oggi validissima. Dice, capitolo quinto della regola di San Benedetto, non disperare mai della misericordia di Dio. Dio è più grande del nostro cuore. Prima lettera di San Giovanni, capitolo 3. Quindi, conclude Papa Benedetto, due cose. Primo, Gesù rispetta la nostra libertà. E vabbè, questo da che mondo, a che Dio è Dio, insomma, siamo creati liberi, quanto uomini, esseri umani, quindi anche liberi di sbagliare. E seconda, Gesù aspetta la nostra disponibilità al pentimento, non è che ci impone di pentirci, pentiti, se no non. Aspetta, aspetta che giungiamo alla conversione. Buono, ricco di misericordia. Ricco di misericordia, di perdono, e però aspetta. E vedete che non è una questione semplice. Uno dice: sì, Gesù, scusate, Giuda sta all'inferno, lo dice Dante, lo dice la Valtorta, lo dicono tutti, lo dicono, insomma, da quando esiste la Chiesa, è pacifico che Giuda stia all'inferno. Però, ripeto, questa catechesi di Papa Ratzinger mi ha aperto qualche dubbio, dubbio lecito, insomma, che poi venga risolto. Diceva Sant'Agostino: fatti illuminare dai tuoi dubbi, non dalle tue certezze. Le certezze non illuminano, il dubbio, chiaramente nel rispetto del Magistero della Chiesa, per carità, non scherziamo, non facciamo nulla di nostro intendimento, perché poi, sapete, secondo me è fonte di eresia. Ma la cosa, insomma, è molto complessa. Molto complessa perché vi cito alcune domande che si sono fatti dei filosofi stavolta, filosofi, quindi non penso fossero credenti, Rousseau. Non era particolarmente credente, no? Non credo che. Allora, Russell, per esempio, altro filosofo. Borges, scrittore, anche lui, boh. Questi filosofi e pensatori dicono più o meno la stessa cosa. Dice: primo dubbio che gli viene. Se Gesù prevede il tradimento di Giuda, allora Giuda non ha libero arbitrio.
perché non può evitare di tradire Gesù, no? Se lui è predestinato, diciamo così, per usare un termine protestante, se lui è predestinato a tradire, vabbè, non può fare altro. Sei destinato a tradire il tuo maestro, quindi non hai libertà qui. Ma noi siamo creati liberi, quindi vedete che c'è qualcosa che... Secondo dubbio che viene a questi filosofi qua, Russell e tutti gli altri, dice: se Giuda non può controllare il tradimento di Gesù, allora la sua punizione e rappresentazione come traditore non è meritata. Ovvio, no? Se io non sono libero di peccare, neanche faccio peccato. Semplice, questa è una norma fondamentale nella Chiesa cattolica. Per peccare bisogna essere liberi di scegliere. Se io non posso scegliere, se io sono un serial killer e sono malato di mente, ammazzo 30 persone, però non sono colpevole perché non sono libero di scegliere. Non ho la testa lucida, libera per dire no. Quindi, no, capite? Il cannibale. Questo è un esempio che facevano in seminario. Un cannibale, nella sua coscienza, è onestamente convinto che bisogna mangiare il nemico. È un atto morale mangiarsi il nemico. Oh, so, fa un po' ridere, però è un esempio che fanno. Quindi, se io sono convinto moralmente che è giusto fare questa cosa, anche mangiarsi il nemico diventa un atto morale per i cannibali. Per noi è un atto di osceno, no, di inumano, eccetera, eccetera, però per loro. Ancora, se Giuda poteva controllare il suo tradimento, quindi decidere se tradire o non tradire, lì che succedeva? Se per caso avesse deciso di non tradire Gesù, non avremmo avuto la salvezza, no? Non l'avrebbe consegnato, non sarebbe stato crocifisso. Che succedeva allora? Altra domanda, altro dubbio che si fanno questi filosofi, Russell e tutti gli altri. Se Giuda sta all'inferno per il tradimento, e secondo la patristica Dante Alighieri e tutto il resto, la Valtorta, eccetera, eccetera, se Gesù sta all'inferno, scusate, dai, se Giuda sta all'inferno per il tradimento, e il suo tradimento era necessario, necessario per far morire Gesù e quindi per salvare l'umanità, allora domanda, Giuda fu punito per salvare l'umanità? Ripeto, sono domande di non credenti, quindi, però cose di cui tener conto. Cioè, Giuda diventa un tassello, un mattoncino indispensabile per salvare l'umanità e però finisce l'inferno? Strano, quantomeno strano. Ultimo dubbio che si pongono questi filosofi, Russell e tutti gli altri, dice: se Gesù ha sofferto soltanto sulla croce, vabbè, in realtà 3 giorni di sofferenze eccezionali, terribili e quant'altro, no? Triduo di Pasqua, esattamente quello, quindi ricordo della passione, però 3 giorni e poi è andato in paradiso, mentre Giuda, se sta all'inferno, soffre per l'eternità, avendo contribuito a salvare l'umanità, capito? Quindi non so dare risposte, soltanto vi espongo i miei dubbi, le mie domande da povero sacerdote, obbediente, figlio, obbediente alla Chiesa Cattolica, al Magistero e quant'altro, però ecco, vengono questi spunti anche, ripeto, da Papa Ratzinger, che non è l'ultimo arrivato in materia teologica, no? Ecco, allora, non solo, ma Gesù sulla croce dice: perdona perché non sanno quello che fanno. Giuda stava in questi che non sapevano quello che facevano, avendo tra l'altro un demonio che lo tormentava e quant'altro.
era disperato, era depresso, era. Se avesse trovato un qualche apostolo per dire, tutti scappati, Pietro, Giacomo, Tommaso, tutti tranne Giovanni, che era un ragazzino, quindi poco più di un ragazzo, quindi era rimasto con Maria sotto la croce. Però tutti gli altri, Pietro e gli altri, erano scappati, Giacomo, tutti fuggiti perché avevano paura. Domanda: se Giuda avesse incontrato qualcuno di questi apostoli fuggiti e avesse chiesto aiuto, perché era pentito, ripeto, era pentito, aveva consegnato i soldi, ho tradito sangue innocente, quindi più pentito di così, insomma. Ecco, sta di fatto che la maggior parte dei teologi, studiosi, clero, laici, tutti dicono che Giuda, scusate, che Giuda era un traditore. No, tant'è vero che, ripeto, quello è un Giuda, quello è porco Giuda, qua e là, insomma. Sono domande che fanno riflettere. Nel 1958 Don Primo Mazzolari, che molti di voi spero conoscano, grande sacerdote, eccetera, senza discostarsi dalla Chiesa, dal sentimento della Chiesa cattolica, dice: Giuda, nostro fratello. O per Bacco. Vuoi dire che Giuda rappresenta bene un po' tutti noi, tutti quelli che pensiamo di seguire Gesù Cristo, no, di fargli i conti magari in tasca, di baciarlo, tutto il resto, e poi però lo consegniamo ad altri? Anna Caterina Emmerich, grande mistica. E tra l'altro, se voi avete visto il film La Passione di Cristo, molte di quelle scene sono tratte dalle rivelazioni private di Anna Caterina Emmerich. Dice, a Emmerich dice: Giuda giunse in una zona fangosa piena di immondizie, e in questo luogo Satana la fece finita con lui, sussurrandogli: lo stanno conducendo a morte perché tu l'hai venduto, miserabile. Come potrai sopravvivere? Spinto all'estrema disperazione, il traditore prese la cintura e si impiccò. Quindi, secondo la Emmerich, c'è stato un intervento straordinario del demonio su Giuda. Quindi, ripeto. Vedete quindi che oggi, Mercoledì Santo, è particolarmente adatto, Vangelo, no? Di oggi è particolarmente adatto a riflettere su tutto questo. Gesù stesso, a un certo punto, dice: guai a quell'uomo per cui io sono stato tradito, meglio per lui se non fosse mai nato, vi ricordate? Adesso non ho la citazione a memoria esattamente, però vi ricordate il versetto, no? Poi però Gesù sulla croce cosa fa? Grida a gran voce: Signore, perché mi hai abbandonato? Come figlio di Dio pensa che il Padre lo abbandoni? Dico, ma allora, ipotesi, mi raccomando, non pigliatela per ipotesi. In Gesù, due nature, sapete, no? Concilio che stabilisce le due nature di Gesù, un'umana e una divina, non mescolate, distinte, eccetera, eccetera, quello che la Chiesa da sempre ha professato. Però, probabilmente a volte Gesù parla con una di queste due nature. Quando sta sulla croce e chiede al Padre perché l'abbandona, è chiaro che lì parla la natura umana, non
può essere un Dio che dice Dio mi hai abbandonato. Non è logico, non ha senso. No, neanche pensabile. Quindi quando lui dice guai a quell'uomo per cui sono tradito, meglio per lui se non fosse mai nato, potrebbe pure essere che anche lì parli la sua natura umana. Umana. Poi chissà, la natura divina può essere pure che l'abbia perdonato. No? Gesù dice stesso, nessuno di quelli che mi ha affidato è andato perduto. Nessuno di quelli che mi ha affidato è andato perduto. E Giuda, ripeto, faceva parte dei 12. Ma che vogliamo dire? Vedete com'è la questione dopo 2000 anni. Ancora non è risolta pienamente, no? Ripeto, mi ha stimolato questa catechesi di Papa Ratzinger, quindi non un qualsiasi, un grande teologo, uno no, che sa di quello di cui parla. Ripeto, Gesù lava i piedi a Giuda, lo fa battezzare. No, se vi ricordate, Giovanni Battista battezza, però dice, a un certo punto dice, ma questo battesimo che vi do è di acqua, verrà uno dopo di me che vi darà un battesimo di Spirito Santo. Quindi i battezzati Giovanni devono farsi ribattezzare. Ma Giuda era uno degli apostoli e nessuno battezzato dagli apostoli è stato ribattezzato, che si sappia, no? Potrebbe essere, potrei sbagliare, però no. Allora quindi Giuda battezza validamente. Avrà cacciato anche dei demoni Giuda, no? Come fanno gli apostoli, a un certo punto. E gli apostoli vanno a Gesù e dicono: Signore, non siamo riusciti a cacciare quel demonio, vi ricordate? E Gesù gli sgrida: ma accidenti, ma voi sapete che questi demoni si scacciano col digiuno e la preghiera, quindi vuol dire che gli apostoli cacciavano i demoni, rimettevano i peccati. Un padre della Chiesa, adesso scusate, non ricordo esattamente chi, disse: sarebbe stato meglio per il mondo, specialmente per i figli di Dio, che Giuda fosse stato solo nella sua trasgressione, che non ci fossero state altre persone sleali oltre a lui. In poche parole, era meglio se c'era un solo Giuda, ma in realtà ce n'erano tanti, vi ricordate, no? Chi volete libero, Barabba o Gesù detto il Cristo? No, no, Barabba, e Gesù crocifiggilo. Popolo sobillato dalla gerarchia, popolo, il popolo amava Gesù. Gesù era uno amico del popolo, no? Guariva la gente, liberava dai demoni, dava da mangiare, no? Spezzava il pane per tutti, cena per tutti. Come si fa a odiare uno così? Viceversa, la gerarchia dice: no, questo è uno pericoloso perché va nel tempio, butta in aria i tavoli dei cambiavalute, dice di essere figlio di Dio, insomma, è uno pericoloso. Mettiamo la morte che è meglio, no? Diceva la gerarchia. E il popolo, però, giustamente segue. Ahimè, o per fortuna, ma chi lo sa, visto che da quella colpa è venuta la salvezza, felix culpa, non vuol dire colpa felice, vuol dire colpa feconda, in latino felix vuol dire fecondo, Arabia felix, no? Vi ricordate? Da quella colpa feconda è venuta la salvezza. Allora, perché moltissimi nella Chiesa pensano a Giuda come traditore, infame e quant'altro? Perché in fondo forse anche noi siamo fratelli di Giuda. Quando baciamo
in chiesa, le baciapiedi famosi, no? Inchini e tutto il resto, eccetera, eccetera. Poi però lo consegniamo, Gesù, ai nemici. Potremmo essere traditori di Cristo senza rendercene conto? Può essere benissimo. Di fronte all'ingiustizia, se io rimango in silenzio, sono colpevole di quell'ingiustizia. Gesù no. Gesù davanti all'ingiustizia si scatena, sbrocca. Ripeto, butta in aria i tavoli, cambia un gesto tosto, eh. Andare nel tempio e buttare in aria i tavoli non è una cosa da tutti. Lui davanti all'ingiustizia, ma no, ma lascia stare, chi se ne frega, sono affari loro, ma che ti impicci? No, no, no. E allora, che cos'è questo? Non è un tradimento? E ancora. C'è questa frase molto misteriosa di Gesù, Matteo 26, dice Gesù alla folla, ai capi, diciamo, ai caporioni e tutto il resto: voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno stavo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Conoscevano tutto di Gesù, la faccia, i vestiti, dove andava, cosa faceva, a chi parlava. Di chi era amico, ripeto, ormai è un servizio di formazioni molto efficiente. Quindi, a che serve allora sto Giuda che deve consegnare Gesù per 30 denari, una cifra simbolica, gli dà un bacio come un fratello? Vedete che sono tante le cose che ci interpellano. Quindi sembra proprio che i romani non avessero bisogno di Giuda per sapere dove stava. Lo sappiamo benissimo, no? Infatti lui si nasconde, Gesù si nasconde spesso per sfuggire ai servizi segreti dei romani. Quando però Giuda si pente, dice, no, no, sono affari tuoi, si prendono i soldi perché i soldi gli servivano, diceva, sono affari tuoi, sono la tua coscienza, vedi tu cosa puoi fare. Altra suggestione che mi viene in mente così è Santa Faustina Kowalska, non una qualsiasi, non la vicina di casa o l'amica del pianerottolo, ma Suor Faustina Kowalska, sorella del padre Kowalski, generale dei gesuiti, nostro superiore per diverso tempo, quindi santa, riconosciuta dalla Chiesa, bene. Santa Faustina dice, a un certo punto, cito a memoria, Gesù le parla, dice, se voi sapeste che è successo a Giuda, abusereste della mia misericordia. Frase quanto mai misteriosa, vuol dire, ma allora, d'altra parte, la Valtorta, nel suo Evangelo, eccetera, eccetera, vede chiaramente Giuda all'inferno. Quindi vedete, neanche i mistici, l'una santa però, Valtorta no, non è santa. Valtorta scrive un romanzo molto ben scritto, eccetera, eccetera, però un romanzo. E invece Suor Faustina ha avuto delle rivelazioni private, altra cosa. Riconosciute dalla Chiesa perché santa. Ecco allora, anche i mistici non sanno bene che cosa dire, no? Questo è importante, però, ecco, non trattiamo con sufficienza Giuda, traditore sicuramente, colui che ha consegnato, figura negativa, quello che vi pare, eccetera, eccetera, però. Non facciamo i farisei, gli ipocriti, diciamo, oh, quello è un Giuda, quello tradisce, quello qua, porco Giuda, porco là, insomma, no. No, no, no. Ricordiamoci che tutti quanti,
siamo Lui, tutti quanti baciamo nostro Signore, tutti quanti lo seguiamo, gli facciamo i conti in tasca a volte, no? Signore, ti ho dato questo e tu mi ripaghi così, ma insomma, ho sentito io con le mie orecchie dei fedeli che ragionano in questo modo, ma io ho fatto le offerte in chiesa, ho fatto i pellegrinaggi, le novene, e poi il Signore mi manda queste prove. Questo non è fare i conti in tasca al Signore, è esattamente quello che faceva Giuda, i conti in tasca, e rubava. Qualcuno dice, sempre uno di questi mistici, quindi, però vi ripeto, sono mistici, per cui parlano un linguaggio mistico, no? Non è che bisogna prenderlo per oro colato, no? Dopo il suicidio di Satana, Satana gridò: Dio non è riuscito a salvare uno dei suoi discepoli ed egli non ha preservato noi, i suoi angeli. Pensate forse che riuscirà a preservare voi? E vi ricordo che Satana era un angelo decaduto, Lucifero. Quindi. E dice: non ha salvato noi angeli, Lucifero e i suoi compagni pervertiti, non ha salvato Giuda Iscariota perché sta all'inferno, come potrà salvare voi? Poh. Affermazione col botto, veramente potente questa tentazione, ovviamente, perché sappiamo che tutto è in mano a Cristo. Una cosa è certa, che il diavolo è un grande teologo, sa benissimo tutto di Dio. Quando vi ricordate il Vangelo di Marco, l'indemoniato riconosce subito Gesù Cristo: che vuoi da noi, figlio di Dio? Sappiamo che tu sei il Messia, il figlio di Dio, ma che vuoi? Perché ci devi tormentare? E poi lo tenta, come, no, sapete, tentazioni nel deserto, quindi perfetto teologo. Conosce le scritture e le usa per i propri scopi pervertiti, per ammazzare. Lui è omicida e mentitore fin dall'inizio, no? Quindi, ecco, allora, la faccenda poi si complica ulteriormente quando a un certo punto Gesù, Giovanni capitolo 6, dice: non ho io scelto voi 12, no, è lui che ha scelto, non sono i 12 che hanno scelto lui, ma io ho scelto voi, non voi avete scelto me, eppure uno di voi è un diavolo. Qui veramente ci esplode il cervello, no? Come scegli un diavolo per tenerlo con te, sai chi ti tradisce, ruba e quant'altro? Sembra voler dire: ma guarda che nella mia chiesa ci saranno sempre i Giuda, quelli che rubano, che tradiscono e quant'altro, per cui non vi preoccupate, non vi preoccupate, li ho avuti io, l'ho avuto io, li avrete anche voi. Questo è diciamo il messaggio probabilmente che vuol dare Gesù con questo gesto incredibile, veramente incredibile, no? L'ultima suggestione che mi viene: quando Pietro rinnega il maestro, vi ricordate, no? Io non lo conosco, io non ho mai avuto a che fare con lui, non so chi sia, no, tu eri di loro, no, io no, no, tre volte, no? Gli altri apostoli pigliano a sassate Pietro, gli dicono: brutto infame, tu hai rinnegato il maestro. A quei tempi c'era la lapidazione, non è che andavano tanto per le spicce. Gli fanno del male, lo accusano, no, Pietro resta tale, resta il principe degli apostoli. Allora, a tutti quelli che attaccano il Santo Padre, questo, quello precedente ancora, ogni epoca ha avuto dei detrattori del Santo Padre, da che mondo è mondo, no? Per cui
quelli che attaccano il Santo Padre cosa farebbero oggi? Lapiderebbero Pietro, che ha rinnegato il suo Signore? Evidentemente sì, perché, insomma, scusate, attaccano, infangano, insultano, trattano a pesci in faccia i successori di Pietro, quindi è come se lo facessero a Pietro. Quindi abbia pazienza, vuol dire allora che veramente abbiamo tra noi quelli che lapidano Pietro. Attenzione a dire, a fare qualcosa contro il Santo Padre, qualunque Santo Padre, no? Ecco, allora, questo è una breve, non tanto breve, tre quarti d'ora, insomma, di riflessione, però vi assicuro che sono serviti anche a me per riflettere, per dare voce a qualche dubbio che mi viene. Poi ripeto, sono un figlio obbediente della Chiesa, quello che la Chiesa mi dice, io credo fermamente. Preferisco veramente ragionare con la Chiesa che andare dietro ai miei maneggiamenti, perché io so che un giorno finiranno i miei maneggiamenti, la Chiesa continuerà. Ci pensate, no? Ci pensate ogni tanto? Io ci penso, ma io ho dei pensieri così eterodossi, un giorno finiranno, la Chiesa invece andrà avanti anche senza di me, anzi forse magari anche meglio. ecco, allora, in questi tempi di pestilenza, di coronavirus e quant'altro, vi lascio con questa riflessione con Giuda, nostro fratello, veramente nostro fratello. Non disprezziamo, non trattiamolo male, nessuno tocchi Caino, dice Gesù, dice, scusate, dice Dio Padre, nessuno tocchi Caino, ci penso io poi a Caino. Ecco allora come affrontare questa settimana santa 2020, come Giuda pentiti però. Bacio la croce virtuale perché non si può baciare la croce. Pentiti, abbiamo tradito sangue innocente, però senza farci il male, senza impiccarci, senza squarciarci il petto, perché a volte lo facciamo anche simbolicamente, no? Ci impicchiamo simbolicamente, no, no. E confessiamo il nostro peccato davanti al Signore e accettiamo la sua misericordia infinita. Grazie, Dio vi benedica. Buon rito pasquale. Alla prossima, speriamo.